Il 10 dicembre del 1948 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvava i 30 articoli che per la prima volta codificavano e riconoscevano valori come l'uguaglianza, la libertà e la dignità di tutti gli uomini. Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza. Serve un organo nazionale che vigili e controlli se i diritti umani sono rispettati nel nostro paese. Cosa sono i diritti umani? Sono diritti che vanno rispettati da tutte le persone del mondo, come ad esempio essere liberi e stare bene, crescere tranquilli, andare a scuola, giocare anche, e essere liberi di dire quello che si pensa e anche uscire di casa senza che ci cada una bomba in testa. E che integrarsi, parola complicata, difficile e da maneggiare come se fosse dinamite, è possibile, senza diventare un altro di sé, questo è importante, senza vendersi o svendersi. خاصة أعضاء المجلس المحلي للبلدية وعم عبد السلام شكرا لكل من شجعني وحضر المعرض وبعتذر لأني ما قدرت روح على إيطاليا لأسباب خارجة عن إرادتي شكرا كتير كتير وإن شاء الله بالمستقبل بقدر أشوفكم باي. Che ognuno di noi nasca con il suo corpo perché ha una missione da portare avanti e prima capiamo qual è il nostro scopo, perché ognuno di noi lo ha, prima riusciamo a far brillare il nostro talento e portare avanti la nostra missione.